Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere come si trapiantano i carciofi. Un amico me ne ha regalati una cinquantina, io li ho già preparati, qua ci sono le radici. Questi sono stati strapiantati ieri, quindi oggi sono da mettere nel terreno. Semplicemente vanno messi a un metro di distanza circa uno dall'altro, io metterò leggermente più stretto, sono intorno ai 70 cm. Con questo attrezzo si fa semplicemente il foro, la terra è bagnata, quindi adesso è molto semplice. Dopodiché, ecco qua. E poi una volta infilata la pianta nel terreno, si rincalza tutto intorno. Non metto concime adesso, lo metterò più avanti, quando riprenderà la fase vegetativa. E speriamo che questa volta attecchiscano, perché l'altra volta, 4 anni fa, ho messo una cinquantina di piante, ma non ho avuto molta fortuna. Adesso ho cambiato zona e vediamo se riusciamo ad avere anche noi una piantagione di carciofi. Come vedete è molto semplice. I predatori più temibili dei carciofi sono i topolini, sono quelli che scavano sottoterra e mangiano le radici, quindi da sopra non si vedono i danni, però poi piano piano la pianta muore, ed è quello che è successo a me sicuramente qualche anno fa, come vi dicevo prima. Quindi bisogna tenere sempre d'occhio la pianta. Quando ha finito il ciclo produttivo, cioè quando il frutto è stato raccolto, poi si può tagliare e lei rigetta l'anno dopo. Adesso poi vi scriverò qui sul video che tipo di concime e quando vanno concimati. Io li ho messi questa volta nel frutteto, tra un albero e l'altro a una distanza di 5 metri circa, quindi mi sono tenuto più o meno a metà. Probabilmente farò due file e poi terrò pulito sia con la bara falciante che con il decespugliatore. Se vi dovessero regalare delle piante di carciofo, non le potete ripiantare nel giro di poche ore, come ho fatto io, il consiglio che vi do, che è quello che mi hanno dato, è quello di mettere le radici con un po' di terra e tenerle quindi coperte, ovviamente la terra inumidita, così si conservano per qualche giorno. E già lasciarle così per 48 ore soffrono tantissimo, non è detto che si riprendano. Ecco qui, ho finito di trapiantare, saranno 50-60 piante. Ho cercato di rispettare più o meno una distanza utile grazie al bastone. Non le ho messe a un metro, le ho messe circa 70-80 cm, ma più o meno va bene. Stranamente sono riuscito anche ad andare dritto senza spago. In chiusura di video vi faccio vedere come le preparo adesso le piantine. Una volta trapiantate, se è passato qualche giorno quando le ho messe giù non ho avuto il tempo, ma lo faccio adesso. Lascio soltanto il getto centrale, che è questo. Il resto lo taglio per dar forza alla pianta e permettere di radicare bene. Adesso quando saremo metà febbraio circa darò una bella dose di stallatico per l'estato e di organico minerale, zappetterò intorno e poi per l'anno prossimo dovrebbero essere pronte. Posso fortuna quest'anno, adesso vediamo un po' come attecchiscono. E quindi il lavoro da fare è questo: si disinfettano le cesoie, ecco, questa è la parte che verrà fuori, il getto. Quindi per i carciofi è tutto, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.